Da inizio 2025 sarà operativo lo sportello telefonico di conforto, progetto pilota della Regione Piemonte, rivolto alle forze dell'ordine, alle forze armate e a quelle della polizia locale. Nato dalla volontà dell'associazione Miglioriamo il Sociale, presieduta da Raffaella Solimene, che alla presenza degli assessori regionali piemontesi alla sanità e alla sicurezza e polizia locale, Federico Riboldi ed Enrico Bussalino, e del presidente della provincia di Alessandria, Luigi Benzi, ha sottoscritto a Palazzo Ghilini ad Alessandria un accordo di partenariato con le sigle sindacali di categoria inserito nel progetto Chiama Spazio Confidarsi Divise. È uno sportello telefonico di ascolto, di conforto, completamente gratuito ma soprattutto anonimo. Le problematiche, ovviamente andiamo ad intuirle, sono quelle di un disagio che chiaramente anche questo comparto del mondo del lavoro, quindi delle forze dell'ordine, attraversa, anche perché le percentuali, parliamo di suicidi, sono drammaticamente preoccupanti. Molto preoccupanti perché abbiamo avuto dei report che ci hanno fornito proprio le sigle sindacali. Non voglio dire i numeri, ma sono spaventosi, nessuno ne parla perché per l'opinione pubblica loro sono dei supereroi, ma sono dei supereroi, ma sono anche delle persone. I numeri telefonici dedicati ai tesserati hanno lo scopo di essere un concreto aiuto psicologico che anche l'AMMIL provinciale di Alessandria, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha sposato in pieno. Per l'anima è fondamentale stare vicino ai lavoratori, anche questi uomini, soprattutto uomini e donne che lottano tutti i giorni per noi. E quindi se queste persone psicologicamente si sentono più tranquilli e seguiti ed aiutati, noi siamo sicuri che rischieranno anche meno la loro vita, al di là del lavoro difficile che loro svolgono tutti i giorni. Quindi per noi è fondamentale. Quanta pressione c'è proprio nello svolgere il proprio mestiere? Le forze dell'ordine fanno un ottimo lavoro anche perché devono gestire le piazze e diciamo, le contestazioni che legittimamente vengono fatte, però loro sono molto bravi nella gestione anche psicologica dei problemi della piazza, quindi veramente sono importanti e fondamentali. Presidente, a suo avviso qui in provincia d'Alessandria servirebbero più forze dell'ordine? Qui è un assist incredibile, devo essere sincero, c'è una grande sinergia, in provincia di Alessandria c'è una rete importante, è un lavoro di squadra tra questura, prefettura e tutte le forze dell'ordine a loro modo contribuiscono a garantire la nostra sicurezza. Certo che essere presenti in ogni punto e in ogni luogo sarebbe l'auspicio che tutti i cittadini desidererebbero, ma si fa sempre i conti anche con la forza delle persone, la disponibilità e le risorse.